Oggi c'è un fattore che la donna è difesa con la... mentre c'era o passato la donna che era discriminata magari nel settore mercantile, picchini, magari economicamente, pigliava a metà dell'uomo e allora si affrontava a dire che era bracciante o chi è che faceva la casalinga mentre faceva bracciante. C'era una frase che dice: tu sei scritto per i carrui. Quanto femmine ha? Perché era preferito, perché aveva i rui e tre femmine. Quanto femmine ha? No, i rui e tre. Perché coglievano Perché e però venivano pagate più picche. venivano a tante belle che non si considerava la femmina bracciante, si considerava la casalinga, mentre faceva bracciante. A un certo punto via, chi ti sta pigliando, campagnuolo? Ha chiesto di porta i carrui. Aveva ragione. Ti porta a Carrui, ti porta a Olivi. Quindi era discriminato sia un bracciante, ne aveva picchini, E a femmina. oppure la femmina magari, però il fattore qual era? Che poi attraverso le battaglie sindacali e cose, in primo luogo c'erano le montine, che dicono io ho un riso. Attraverso le battaglie hanno conquistato, diciamo, diritti e diritti che sarebbero l'indennità di patto, a assegni familiari e via di seguito, che poi si manifestavano all'interno, magari a Meridione, in particolare a Provincia Ragusa, che c'erano braccianti, femmini, che si insegnavano a cogliere a Olive, Carrui, e non erano manco calcolate. E a mano si scrivono, ma vedi che sta pagando campagnolo che ti porta così, così. E vedi, si vedeva, magari un bracciante era discriminato.